Cari amici di Angoli, ben ritrovati come sempre, grazie per essere con me. Una buona serata e come primissima cosa vi ricordo la nostra mail. Continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Bene, detto questo vi anticipo che la puntata è ghiotta. Perché ghiotta? Perché partiamo proprio con lei, con la Regi che è collegata con noi. Ciao Regi, io ti chiamo così ormai, sappiamo bene che il tuo nome è Francesca Persico, ma la Regi ci piace molto di più. Benvenuta! Grazie, ciao a tutti, sono contenta di essere qui con voi e non vedo l'ora di cominciare. Naturalmente, ma io noto già una cosa molto interessante, se non ho visto male, perché l'ultima volta che abbiamo chiacchierato eravamo rimaste con una promessa, che era quella che ti saresti procurata la corona, e vedo che la corona c'è. Molto molto bene, quindi insomma ogni promessa è debito e ci siamo assolutamente. Quindi Francesca, io a questo punto ancora di più ti chiamerò Regi. Ricordiamo, prima di passare al succo come ho detto, il tuo libro, eccolo qua, In cucina con la Regi, che è un libro che naturalmente raccoglie tante ricette ma che ha anche una finalità benefica. Allora, Regi, prima di passare alle ricette, la vogliamo ricordare questa finalità? Sì, vai. Allora, questo libro è nato l'anno scorso da un'idea durante il lockdown, perché c'era qui Pietro, il mio compagno che è milanese ma vive a Roma, e siamo rimasti chiusi in casa per 2 mesi. E come tutti abbiamo cucinato e preparato ghiotti manicaretti, tutto questo per passare il tempo chiaramente e passarlo bene. E poi ho fatto un album su Facebook che si chiama Quarantena Cracco Scansate, e vedevo che tutti i giorni dentro ricette e le fotografie le persone avevano molto affetto nei miei confronti, molta partecipazione, tanti like, tanti commenti. Allora ho cominciato a pensare che questo libro poteva diventare una realtà, cioè raccogliere le mie ricette in questo quadernetto praticamente e farlo diventare un veicolo di beneficenza. Infatti, una volta stampato in 500 copie, ho deciso di devolvere tutto il ricavato a Tempo per l'infanzia Onlus, che è un'associazione di Milano che si occupa, tra le altre cose, di interventi assistiti con gli animali. Quindi fanno del bene, gli animali fanno del bene alle persone reciprocamente. Certo. E a questo proposito voglio salutare Silvio Tursi, che è il presidente dell'associazione, ed Elena Sposito, che si occupa proprio di questi interventi assistiti. Un altro saluto e ringraziamento principale anche a Stefano e Anna, che sono i miei editor, perché senza di loro io non l'avrei potuto realizzare. E, ho fatto una presentazione a Milano, per fortuna ancora è stato possibile farlo in presenza, il 17 febbraio al Parco Trotter, nella chiesetta sconsacrata, e devo dire che questo libro, le 500 copie sono andate esaurite in 1,5 mesi, e ad oggi ho potuto versare 2.500 euro a questa associazione. Quindi davvero le cose stanno marciando molto bene e mi piace l'idea che tu abbia voluto devolvere questo pensiero benefico a favore degli animali, perché dici bene quando racconti il bene che gli animali comunque sanno fare a noi, e sicuramente ne hanno fatto molto sempre, ma anche nel periodo della pandemia, tenendoci di sicuro compagnia e condividendo con noi magari dei momenti appunto di isolamento, e loro sono sempre stati accanto a noi. Ma io vorrei che la regia mandasse anche una serie di immagini, c'è una clip dove ci sono davvero tanti flash di ricette golosissime. Ecco Regi, intanto magari raccontaci un po', così. Tutte queste si trovano all'interno del ricettario, le immagini che vediamo? Allora sì, tranne le, diciamo, le pizzette fritte ripiene, però tutte le altre sono sul libro. Le pizzette ripiene le ha fatte Pietro, il mio compagno,
E niente, e questa era una finta carbonara, quell'uovo sbattuto così, cioè ho fatto una finta carbonara senza uovo, scusate, senza guanciale, ma solo con l'uovo e il parmigiano. Una bella spolverata di pepe, è gustosissima e non è così calorica come la vera carbonara. Un pochino più poi dietetica che non guasta, ma c'era anche una varietà di piatti, dei primi ma anche dei secondi, ho visto della carne, che cosa hai preparato? Quello è il brasato proprio marinato nel vino tutta la notte. Eccolo là. Con, esatto, questo qui, con tutte le sue verdurine. Questa invece, questo è il coniglio marinato, e vedi, con le verdure, e poi c'è le torte salate che mi riescono particolarmente bene, e poi c'erano i peperoni, ecco, è una delle verdure che amo di più, e anche se dicono che sono indigesti, ogni tanto fanno bene. Poi per renderli meno indigesti basta tuffarli nell'acqua bollente qualche minuto e poi cucinarli. Ah, quindi questo è un segreto, molto bene, quindi acqua bollente li si butta e questo toglie quella difficoltà poi nel digerirli, insomma, poi tu dici. Come vuoi. Certo, ma Reggi, senti, tu che taglio hai dato a queste ricette, che credono siano un po' le ricette tradizionali, quelli che comunque si fanno a casa, immagino che poi tu abbia messo il tocco tuo, però hai cercato di dare un taglio dietetico, perché ho sentito prima, già dicevi, ho tolto il guanciale, quindi hai cercato di far sì che queste ricette non potessero appesantire più di tanto? Direi proprio di sì, quindi non ho usato molto condimento, mi sono affidata all'olio d'oliva piuttosto, cioè il burro non l'ho utilizzato, poi ad esempio io non amo l'aglio, quindi non lo digerisco, quindi ho utilizzato sempre porri e cipolle nella maggior parte dei piatti, e poi ho dato un occhietto di riguardo alle ricette milanesi, perché questo libro principalmente è dedicato alla mia amatissima nonna Ines, che era milanese e mi ha insegnato lei a cucinare. Era una nonna godereccia, molto speciale, molto particolare. Uno dei ricordi più belli che ho di questa nonna è che di notte mi svegliavo, nonna, nonno, fame, e lei, anziché condirmi via con un biscotto, mi preparava la pasta asciutta. Lei si alzava, preparava la tavola, faceva il sugo, e quindi noi facevamo queste nottate bellissime, e questo è uno dei ricordi più belli. Questa è una cosa bellissima veramente, ma Reggi, siccome poi io voglio anche una ricetta per intero, seppur brevemente perché il tempo corre, ma mi hai fatto cenno a questa nonna davvero straordinaria. Se non ho capito male, il tuo compagno invece ha detto vive a Roma o è di Roma, qualcosa del genere. Lui non ti ha influenzato magari con qualche ricetta, qualche consiglio tipico della cucina romana? No, sinceramente no. Però ha fatto questi calzoni fritti con acciuga e mozzarella, che sono più tipici del sud, diciamo, o del centro-sud rispetto al nord. E poi lui aveva impastato gli gnocchi, io ho fatto il sugo, poi lui è bravissimo a fare per esempio il goulash, che non è nel libro, però è una cosa che a lui riesce particolarmente bene. E poi cosa abbiamo fatto insieme? La pizza? Beh, magari alcune cose che non si possono dire, ma va bene, siamo curiosi giusto fino a dove si può. Ma detto questo, passiamo invece a quella ricetta, perché tu hai detto a me le torte salate mi riescono bene bene, e io so che ce ne vuoi spiegare proprio una nel dettaglio. Abbiamo questi ultimi 3 minutini prima di andare in pausa, io li dedicherei proprio a questo. Ti va? Sì, volentieri. Vai, allora, una delle mie preferite è la torta salata porri e gorgonzola. Sua maestà il gorgonzola, e non aggiungo altro. Stendi un disco di pasta brisée nella teglia e bucherella il fondo con una forchetta. Cospargila di porro crudo tagliato a rondelle sottili. Sbatti un uovo intero con mezzo bicchiere di latte freddo, 3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, sale e pepe. Versa il composto sui porri in maniera uniforme e completa con abbondante gorgonzola dolce. Inforna a 180 gradi per 20-30 minuti e servi la torta tiepida o temperatura ambiente. Vino consigliato Rapitalà di Sicilia. E qui c'è la frase: la cucina è come l'amore, bisogna accostarvisi con abbandono e non accostarvisi del tutto, di Harriet Van Horn.
È bellissima questa cosa, perché intanto voglio sottolineare che tu completi la ricetta anche con un consiglio di un vino adatto da accompagnare e poi anche con, insomma, con una riflessione. Questo è bello, molto bello. Senti, posso dire come acquistare il libro? Naturalmente sì, credo che sia su tutte le piattaforme, quindi lo si va a cercare, lo si trova, è corretto? No, si trova da me a donneradiose.fp@gmail.com oppure su Instagram o il mio profilo Facebook, e l'offerta è libera a partire da 10 euro a copia a salire. Quindi se volete, io poi spedisco gratuitamente in Italia, faccio la dedica, preparo la busta, quindi è tutta una cosa artigianale, certo. Però è molto sentita perché io ci metto tanto cuore e passione. Naturalmente, come fai in tutte le cose, soprattutto in cucina, ma ricordiamo che avere a casa questo libro non solo vi darà qualche consiglio in più per cucinare, ma vi darà la possibilità di partecipare a questa finalità benefica. Quindi con questo io saluto e ringrazio Francesca Persico, la nostra Reggi, con il suo libro In cucina con la Reggi. Grazie per essere stata con noi, alla prossima, ciao! Ciao. Grazie alla nostra Reggi, grazie a voi, rimanete lì perché tra poco ripartiamo.